Tutti questo video è in black screen perché non ha nessunissima importanza. L'immagine è chi sta parlando. Io sono luce, io sono amore, io sono verità e io sono nessuno. Faccio questo video cercando di stare fuori dai ruoli e dalle identificazioni con ruoli familiari, ruoli sociali, eccetera, eccetera. Non sarà consentito inoltre commentare perché con le nuove modifiche apportate dalle elite pedosataniste ai social come per esempio YouTube, non si può più bloccare utenti che disturbano, provocano e no, al massimo puoi fare delazione con complicati anche passaggi, perché da un click che bastava prima a adesso ti ci devi dedicare una Divina Commedia. Pertanto, taglio la testa al toro, nessun commento. Chi vuole mettersi in contatto con me è gentilmente pregato di cercare nelle informazioni di questo canale il mio indirizzo email e scrivermi in eventualità voglia esprimere il suo punto di vista e confrontarsi con me. Quello che ora esprimerò come mio punto di vista, dal mio punto di vista di consapevolezza, dalla mia mappa del territorio, intendendo con questo le mie esperienze, so già che potrà essere compreso abbastanza precisamente da chi come me è il 3% della popolazione e che dal 2020 ad oggi la foglia se l'è mangiata tutta, se l'è digerita e, consentitemi il francesismo, noi la foglia ormai ce la siamo pure cacata. Allora, tante cose ora vengono al pettine anche per quelli che nella controinformazione credevano che contestare al governo Conte o Draghi la non esistenza di un piano pandemico significasse in qualche modo essere all'opposizione. No, signori, aria fritta, posso solo suggerire a tutti coloro che mi ascoltano, di selezionare attentamente anche nella controinformazione chi effettivamente ti aiuta a reggere in maniera abbastanza equilibrata tutta la situazione e chi invece, guardate, è azione inutile ascoltarli, azione inutile, perdita di tempo. Meglio se vi mettete a fare un po' di meditazione o se riuscite a fermare mente e corpo, fare un po' di Qigong come faccio io per equilibrare le energie e andare con il flusso. Il piano pandemico ora c'è. Perché, signori, ma cosa devo fare io? Cioè, vorrei avere sinceramente davanti agli occhi uno di questi nostri elettori della Meloni, ma forse la persona che più vorrei davanti agli occhi per potergli dare schiaffi a due per due finché non diventano dispari è la signora De Mari, eh? La signora De Mari è il nuovo idolo perché noi italiani siamo così. Basta che uno abbia un titolo di studio, basta che uno abbia un ruolo sociale, basta che parli bene e zacchete. E quello diventa subito un mito, un genio, un guru. Bisogna fare quello che dice quella persona senza renderci conto che non è così, signori. No.
No, bisogna essere molto, molto critici con tutti. E non si tratta semplicemente di essere polemici o bastan contrario. Si tratta proprio di salvarsi la vita. Direi che l'esperienza che abbiamo fatto, noi, il 3% che ha mangiato, digerito e caccato la foglia, l'abbiamo fatta. Abbiamo visto che ci siamo salvati la vita. Ma non è così per tutti. Un argomento per volta. Per quanto riguarda il nuovo piano pandemico del burattino Schillaci, del burattino senza fili, delle multinazionali del farmaco, che c'è da aggiungere? Io ho letto due punti soltanto, e poi mi sono fermata lì, sempre per il bene della mia salute, perché in questo momento della mia vita io sto affrontando l'ultimo miglio di un malato di tumore. È una sfida enorme. Signori, in quel piano pandemico è già sancito che sia la metodologia con cui verrà gestita la popolazione in caso di nuovi fantaviru. È quella precedente, è quella del governo Draghi, è quella del governo Conte. Non credo di dovervi ricordare che cos'è. E per quanto riguarda l'eventuale cura di eventuali fuffavirus, è sempre quella, non è cambiata una virgola, ok? Quindi, fallimento di tutti coloro che hanno spinto a votare il governo Meloni. Fallimento di tutti coloro che hanno votato governo Meloni. Vergognatevi, vergognatevi, dovete finire dentro a un buco di letame e coprirvi. E coprirvi, perché è gravissimo quello che è accaduto. È gravissimo che dopo tutto quello che avevamo sopportato con i governi precedenti, gli elettori italiani, pur avendo ben tre alternative, e non importa se non andavano d'accordo, si poteva tranquillamente votarne una delle tre, direi che ce n'erano abbastanza. Non è una scusante dire ma non sapevamo, ma non hanno avuto possibilità, non hanno avuto visibilità. Niente scuse, signori, non hanno scuse il popolo italiano. Non ha scuse. Così come il popolo ucraino non ha scuse rispetto a ciò che ora succede nel loro paese, è una tragedia incredibile. Ok? Non ha scuse il popolo ucraino, è responsabile di avere creduto alle cazzate del loro regime. Così non abbiamo scuse noi. Caro 97%, perché il 3, quello come me, noi il 3% siamo gli unici innocenti di tutto l'ambarandà. Io sono luce, io sono amore, io sono verità, e la verità sto dicendo. Ora quindi, abbiamo un futuro che già si prospetta fino al 2028. Dal mio punto di vista non c'è stata soluzione di continuità. 2020 inizia l'orrore ed è andata avanti per me nella mia vita personale. Perché quando finalmente, al 31 marzo 2022, queste istituzioni si sono degnate di far cessare lo stato di emergenza, nella mia vita lo stato d'emergenza non è finito. Ci sono stati tutti gli strascici relativi alle decisioni prese dalle istituzioni locali e faccio riferimento, per esempio, alla diffusione dei felini non gestita dal comune di Genova e
che si è creata in maniera assolutamente naturale, perché avendoci tappati tutti in casa, i gatti sono sopravvissuti, non sono finiti spiaccicati sotto le ruote delle macchine. Ma questo è nulla, perché in fin dei conti questi animali che ora mi ritrovo in casa sono di aiuto, di sostegno, benché siano effettivamente gravoso economicamente assisterli. Andiamo avanti. 2 mesi dopo, quando avrei potuto tirare un respiro di sollievo e dire ok, finalmente posso entrare in un ristorante, finalmente posso andare in un bar, finalmente posso prendere la macchina, andare al mare con mio marito da qualche parte nella mia bella regione, nella mia bella Liguria, zacchete, mio marito comincia a stare male. Sì, e badate, lo devo dire con molta onestà, perché io sono verità, io sono luce, io sono amore. Il mio coniuge, se non ci fossi stata io, lui si sarebbe senza dubbio sottoposto alla sperimentazione, perché è difficile stare in piedi in mezzo a un fiume in piena che ti travolge. Ce ne vuole parecchia di forza per non farsi trascinare dalla corrente. Io quella forza ce l'ho e grazie alla mia forza in qualche modo sono riuscita a influenzare il coniuge, che stante le sue attuali condizioni di salute sarebbe stato certo che io nel il 18 novembre 2022 sarei già rimasta vedova. Invece, siccome non si è sottoposto alla sperimentazione, è ancora vivo. Ma lezione per tutti, per il 3%, ma anche per il 97%. Guardate che non essersi sottoposti alle loro pseudocure non significa che non ci si ammala. Per cortesia, riflettete. È stupido credere che c'è un noi e un loro. È stupido credere che chi ha ceduto è per forza cretino, stupido e cattivo, e chi non ha ceduto è per forza un genio, per forza uno che agisce correttamente. No, anche lì ce ne avrei da raccontare di gente che non si è sottoposta alle loro brillanti cure e hanno comportamenti, atteggiamenti e fanno cazzate colossali, per cui tu ti metti le mani nei capelli e dici ma vedi che non esiste la categoria, esistono persone. Chi era stronzo prima, che si sia vaccinato no, è stronzo dopo. Chi era una brava persona prima, che si sia vaccinato no, è bravo dopo. E la malattia colpisce. Le malattie, soprattutto appunto quelle più gravi, non è che vanno a cercare quelli che hanno il grafene, quelli che hanno la spike e colpisce solo quelli, No, signori, cerchiamo di essere un po' realisti, perché è delirante una roba del genere, è delirante credere. Io sento, leggo commenti sui social di gente che dice creperanno tutti. No, cretini, crepiamo pure noi, va? State tranquilli, che qua di immortale non c'è nessuno. Avete visto? Anche Kissinger è morto. Ora, tornando alla mia esperienza personale, quando dovevo finalmente prendere un po' di respiro, niente. Per farla breve, mi sono trovata in lockdown, comunque, ancora, perché quando hai un malato di tumore in casa, sei in lockdown. Quando si ha un malato di tumore che fa delle terapie a scadenze fisse, non c'è più libertà, si fa più niente. La malattia copre la vita, fagocita la vita, ed è estremamente difficile che tu possa vivere una vita spensierata. A ciò aggiungiamo l'atteggiamento, il comportamento del malato stesso. Il mio coniuge, benché io appunto mi sia fidata di lui,
Perché il mio matrimonio, dal mio punto di vista, si basa sulla fiducia e non sul controllo. Ho lasciato che si facesse le sue scelte, perché lui non mi ha proprio coinvolto. Lui in ospedale, quando si è trattato di decidere quale terapie fare, non è che ha preso il telefono, ha chiamato la moglie a dirgli: senti, qua mi stanno proponendo questo e questo, tu che ne pensi? Zero. Mi ha fatto trovare davanti al fatto compiuto di un consenso informato di 33 pagine, firmato. D'accordo? E lì io già lì, e basta, impotente, mani alzate, non ho potuto fermarlo dalle sue decisioni. È stato molto più difficile stavolta, signori, la questione precedente del farsi imbarcare da tutte le stronzate è stata relativamente facile, ma di fronte a un tumore, quando un coniuge vuole fare di testa sua e tu non sei lì presente a dirgli: che cazzo stai firmando? Fammi leggere sta roba. Aspetta, sentiamo anche altri medici, sentiamo altri pareri. Zero, è andato avanti come un treno. Beh, morale della favola. Un 19, no, intanto ci sono voluti 6 mesi solo perché capissero che era un tumore. L'hanno capito solo quando è finito in fin di vita. Lì devo ringraziare il medico dottor Curone, sottolineo, di Villa Scassi, un vero medico, perché gli ha salvato la vita mettendogli uno stent sulla aorta perché potesse iniziare a fare le terapie. Quindi il vero medico degno di rispetto è quel chirurgo lì che ha fatto questo intervento che gli ha permesso di vivere. Quindi, come dicevo, il paziente, il coniuge, firma e decide le terapie per i cazzi suoi. Io devo ammettere che dopo 20 anni di matrimonio ci sono rimasta male perché ho detto: però non volermi nemmeno chiedere, d'accordo, capisco, traduco, per lui sono una rompicoglioni, no? Perché un marito non ti chiede le cose e decide per i fatti suoi? Perché per lui sei una rompicoglioni e per evitare la rottura di coglioni non ti dice nulla. Vabbè, lasciamolo fare. Passa il tempo. Passa il tempo, signori. Quindi, immunoterapia, radioterapia, chemioterapia, e però io osservavo il coniuge stare sempre peggio, perché è veramente stupido, e lo dico agli uomini che raccontano balle alle mogli, guardate che è proprio da cretini raccontare balle alla donna che sta con te 24 ore su 24 e sicura della tua malattia. Perché noi donne magari non siamo tutte brillanti, magari non siamo tutte animiche, però l'intuito ce l'abbiamo, gli occhi ce l'abbiamo, il nostro coniuge lo conosciamo nel corpo, nel fisico e nel comportamento, ce ne accorgiamo che c'è qualcosa che non va, non siamo cretine fino a quel punto. No, no, facciamo magari finta di essere cretine, ma cretine no. A un certo punto, infatti, all'inizio di quest'anno, anzi no, a dicembre, già a dicembre, dopo un anno dalla sua uscita dall'ospedale e dall'inizio di tutte queste meravigliose cure che lui ha deciso di fare, io ho cominciato a scalpitare, a dire: senti un po', ma si può sapere a che stadio è questo tumore e quante possibilità hai di superarlo? Non lo so, non lo so, non me l'hanno detto. Come non lo sai, non te l'hanno detto? Non lo so, devo parlare con l'oncologa, me lo farà sapere. Io ho preso un bel respiro profondo e ho detto: ai 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 ai, ai, qua c'è qualcosa che non mi torna. Bene, andiamo avanti. Prossima volta che vado all'oncologa, stavolta ci vado anch'io, vado contro quello che è un mio valore. Per me è un valore che un matrimonio si basi sulla fiducia e non sul controllo, ma va bene, flessibilità. Andiamo con il coniuge a sentire cosa dice la dottoressa, visto che il coniuge è così reticente. Dopo
15 giorni da questa mia decisione, crollo del fisico del coniuge, l'ho dovuto proprio sollevare da terra perché mi è stramazzato lì, Sono una donna di 60 anni, alto 1,72 m, ex sportiva, ex atletica leggera, nuoto, dorsista. Meno male, signori, meno male che ho ancora un po' di forza nelle braccia, a forza di fare sport, e nelle gambe per tirarlo su. Ricovero urgente. Ale, per farla breve, me lo risalvano di nuovo per i capelli e me lo infilano in una unità di crisi. A quel punto mi sono dovuta fare in quattro per trovare l'oncologa, d'accordo? Mi sono dovuta fare in quattro perché la signora, purtroppo per lei, è soggetta al moltiplicarsi esponenziale di carico di lavoro. La sanità tutta, non solo quella genovese, tutta quella italiana, è al collasso. Mi tremano i polsi se penso come stanno in Calabria, guardate, che dove la sanità non ce l'hanno avuta mai. E niente, per farla breve, ho dovuto superare tutta una serie di ostacoli, anche miei, no? Di pregiudizi, di preconcetti verso questa situazione. Ho dovuto, per riuscire a ragionare con questa donna, cercandola via mail, ho dovuto lasciare andare il mio ruolo di moglie per poter avere la calma emotiva necessaria a mettermi nei panni dell'oncologa, cercare di capire perché lei non mi contatta, perché non vengo a sapere le cose e grazie, sì grazie, alla mia capacità di non aggrapparmi ai ruoli. Dio, analizzare i miei errori, ammetterli, imparare, scusarmi con le persone se sbaglio qualcosa e quando mi scuso l'errore io non lo ripeto. Ok? Sono venuta a sapere tutta la verità. Stadio 3, situazione gravissima. Il coniuge mi ha nascosto tutto. Va bene? Sono dovuta andare a prendermi tutto l'incartamento, metterlo tutto in ordine cronologico. 2 ore della mia vita ci ho messo e poi mi è passato anche l'appetito. E finalmente ora ho il quadro della situazione, di tutto lo zambarandan che quest'uomo ha accettato, firmato, sottoscritto e fatto di sua spontanea volontà. È tardi, Adesso. Io da sì, certo, ragionevolmente, mi sono subito data da fare. Ho persino appunto contattato il Comitato Fortitudo per avere un appoggio anche legale in caso di necessità, per avere un'alternativa. Non mi si venga a dire ippocrate.org, ma cazzo, ma quelli non li trovi mai. E poi anche lì dentro c'hanno beghe, litigi. A me non interessano situazioni di questo genere. Io devo avere almeno come riferimento delle associazioni che abbiano un minimo di unità al loro interno e un minimo di chiarezza nei loro intenti. E sono stati davvero gentili. Io promuovo con gratitudine il Comitato Fortitudo, Associazione Comitato Fortitudo, che sono gli unici che hanno fatto nel concreto qualcosa. E ovviamente mi hanno dato delle alternative, no? Altri medici da contattare in Svizzera, che però hanno lo studio a Rovereto in Veneto. Io ho tutto lì sul PC, aspetto che il coniuge torni a casa per farglielo vedere. Ma sapete che c'è? Ormai è tardi, eh? Io credo che ormai sia un po' troppo tardi per poter pensare ad alternative. Tuttavia, mai dire mai, non si lascia niente di intentato fino alla fine, però io voglio anche che essere compresa, cioè non sono così ingenua da credere che si sia trattato solo di un silenzio per proteggermi, signori. No, no, non più. Poi sicuramente ha voluto proteggermi, ma per il resto mentirmi per più di un anno non è una bella cosa in un matrimonio, eh?
Ma io conosco mio marito. Voglio dire, questi difettucci, no? Queste quisquiglie della reticenza di non dire le cose, quando va tutto bene, sono insignificanti, no? Perché, vabbè, ognuno ha il suo carattere, ognuno ha il suo modo di porsi. Quando ti prendi un marito, cari miei, e metti una bella firma dall'assessore, donne, preparatevi perché prendete tutto, e ve ne accorgete poi. No, te ne accorgi poi, non è che c'è la possibilità di accorgertene prima, perché è solo sperimentando il matrimonio che capisci se il matrimonio funzionava o no. Adesso cosa accade? Che questo coniuge continua imperterrito nella sua modalità, zona di conforto, non dico niente così nessuno mi rompe i coglioni, continua a farlo con i parenti. Oh, che disgrazia, ragazzi. Ma i parenti suoi sono il 97%. I parenti suoi sono gente che si è fatta la quarta e la quinta. Mettetevi nei miei panni. Mettetevi nei miei panni con questa gente che obbedisce ciecamente ad ogni minchiata ancora adesso, giugno 2024. Mettetevi nei miei panni, io devo entrare in un reparto dove arbitrariamente, in violazione del codice penale, sequestrano i degenti, costringendo i parenti a prendere appuntamento, costringendo i parenti a entrare uno per volta a parole. Perché se davanti a quel reparto arrivano 5-6 parenti di uno che magari è nelle stesse condizioni di mio marito, cioè ultimo miglio del terminale, tumore. E niente, eh? Molto semplice. Parola d'ordine: carabinieri. Ok? Se l'infermiere che lì apre la porta dopo che devi suonare una volta sola, mi raccomando, non osare suonare di più. Mettiti la mascherina, mi raccomando, non osare entrare senza. Se tu riesci a farti aprire la porta dell'inferno, eh? E siete in numero cospicuo e l'infermiere o chi per lui t'azzarda a dire no 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 uno per uno non avete l'appuntamento, cosa? No, chiama i carabinieri, dai, che vediamo se questa qui non ci fa entrare. Entrano tutti e mosca, muti, zitti, muti, d'accordo? Questo è, spero che la mia esperienza qui raccontata serva ad altri. 1. Prepariamoci. Questi ci proveranno un'altra volta a farci la stessa planetaria truffa criminale, disumana in violazione dei nostri diritti. 2. Occhio, che se anche hai provato a salvare qualcuno, non facendolo cedere. E niente, le persone poi hanno quella tendenza lì, prendono comunque quella strada lì. Infatti ora io alzo le mani in segno di resa, sventolo bandiera bianca, lascio andare il mio bisogno di cambiare le circostanze, di salvare qualcuno, di aiutare gli altri. Non ho più bisogno a sto punto, guardate, ora parlo chiaro, eh. Sì, ora ruggisco. Ruggisco con il coniuge. Smettila di mentire, non stai proteggendo nessuno. Parla chiaro ai tuoi parenti. I parenti, andate a parlare con l'oncologa. A me non mi potete scassare la minchia, cari signori. No, 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 no. Io come coniuge mi sono procurata le informazioni e in quanto coniuge posso anche assolutamente astenermi da informare chi che sia sulla salute di mio marito. È il malato che deve informare i familiari e quant'altro. E perché lo deve fare il malato? Perché bisogna crescere. Le malattie servono a crescere. Più grande, grave la malattia, più si deve crescere, e crescere fa male. Certo, mi dispiace, io quando sono venuta al mondo, questa regola dell'universo c'era già, che per crescere bisognava soffrire. Se fosse dipeso da me, io avrei deciso di crescere facendomi delle sane risate. Quindi vi saluto, auguro a tutti buona vita, ripetendo ciò che per me adesso è centro di gravità permanente.
Io sono luce, io sono amore, io sono verità.